Natale, nella tradizione occidentale, è certamente la festa più sentita e partecipata emotivamente tra quante ne presenti il calendario. Ma vi siete mai chiesti da dove derivino quei simboli che rappresentano il nostro Natale e quale sia il loro significato più profondo? Ogni particolare che riguarda il nostro Natale è infatti molto significativo, a cominciare dallo stesso mese e giorno in cui cade la nascita del bambino Gesù. Il mese di dicembre è il dodicesimo ed ultimo dell'anno, con esso si chiude il ciclo. Anche il numero 12 è un numero particolarmente significativo, perché 12 sono stati gli apostoli di Cristo, 12 sono i segni zodiacali che per molte epoche hanno guidato la saggezza popolare e culturale, e appunto 12 sono i mesi dell'anno. Il 25 dicembre è anche una data che è stata presa in prestito da un'altra significativa festa pagana, la rinascita del sole, la festa di Mitra, il sole invitto, festa introdotta dall'imperatore romano Eliogabalo. Eliogabalo, imperatore, celebrava pietanze invece di battaglie, confondeva l'ordine delle stagioni. I cristiani presero in prestito la simbologia del sole che rinasce per indicare la nascita del bambino divino Gesù. Infatti, dopo il solstizio d'inverno, dove la notte raggiunge la durata massima, il sole sembra rinascere proprio nel giorno del 25 dicembre, tornando gradatamente ad aumentare la durata della propria luce fino al nuovo solstizio che si verificherà in estate. Anche la simbologia della Vergine, che partorisce un bambino divino, è presa in prestito dai culti solari delle antiche civiltà arabe ed egizie. Non è un culto soltanto e prettamente cristiano, ma una simbologia ereditata dai culti solari. Lo stesso Gesù, ma anche imperatori e santi, infatti, vennero raffigurati con un'aura solare di raggi intorno alla testa per indicare la loro origine solare e divina. Anche il suggestivo racconto che ci parla della nascita di Gesù è intriso di simboli evidenti. Gesù nasce in una grotta che rappresenta il corpo fisico e quelle condizioni esistenziali che ci costringono spesso alla privazione e al bisogno. La stalla e la mangiatoia sono il simbolo delle difficoltà della nostra condizione esteriore di esseri umani bisognosi di tutto. Anche il bue e l'asinello hanno il loro simbolismo evidente. Il bue rappresenta l'energia fisica, le pulsioni maggiori del corpo, la fame, la sete, la voglia di sicurezza e la sessualità. L'asinello è invece la rappresentazione della personalità. È l'essere che si sottomette alle regole e al lavoro per servire se stesso e il proprio padrone. Nella stalla i due simboli, il bue e l'asinello, convivono e insieme riscaldano il corpicino del bambino divino. Ciò sta a significare che l'uomo evoluto deve effettuare un grande lavoro su di sé, sottomettendo le proprie pulsioni fisiche e usando le proprie capacità per riscaldare e far risplendere il proprio spirito. La stella, che ritroviamo in cima all'albero di Natale e sulla grotta del presepe, è stata interpretata in vari modi. Ad esempio, viene raffigurata come una cometa con 5 punte, che corrisponde al cosiddetto pentagramma, simbolo che rappresenta l'essere umano evoluto e realizzato, la scintilla divina. Giuseppe è il padre putativo e rappresenta l'intelletto. L'intelletto deve comprendere oltre ciò che è visibile e capire correttamente gli avvenimenti spirituali, dicendo: qui vi è qualcosa che mi supera. E proteggere Maria, che rappresenta il lato affettivo,
ricettivo, tutte le qualità come la dolcezza, l'umiltà e la bontà. Un oceano di silenzio scorre lento. Gli altri simboli vengono rappresentati da re magi. I magi erano dei profondi conoscitori di astrologia, astronomia e magia. Conoscevano la scienza ed erano in grado di entrare in sintonia con l'universo, cogliendo così i segreti celati della natura. I tre magi rappresentano le tre forze che animano ogni persona: pensiero, emozioni, volontà, così anche i loro doni. Quei doni che ciascuno di essi ha deposto davanti al bambino Gesù vanno considerati con un significato profondo. L'oro, che è il primo regalo, è il simbolo della perfezione e della purificazione. Come simbolo di regalità venne regalato a Cristo per indicare chiaramente la sua origine regale. La mirra era il secondo dono, indica l'anima che viene purificata dai desideri e dalle passioni. Quando l'anima è purificata, profuma come accade in certi santi che emanano un profumo mistico. Regalata a Cristo, la mirra indica l'immortalità, in quanto nell'antichità faraoni e re venivano imbalsamati con profumi ed essenze preziose come la mirra che salvaguardavano dalla decomposizione. L'incenso è una sostanza fisica molto leggera che crea un ponte tra mente, corpo e spirito. Indica che Cristo è considerato un sacerdote divino dai magi. Dreaming of a white Christmas. Anche l'albero di Natale ha un profondo e mistico significato. L'albero che usiamo per Natale non è un comune albero che perde le foglie, è un albero che rimane verde tutto l'anno e non perde le foglie durante l'inverno come fanno gli altri. Ciò simbolizza la vita eterna. Il sempreverde è infatti il simbolo della vita che non si esaurisce mai. Anche popoli antichi come i Celti festeggiavano il solstizio d'inverno e consideravano l'abete un albero sacro, simbolo appunto di immortalità. L'albero di Natale rappresenta noi stessi sia come individui che come collettività. Noi diventiamo alberi di vita e la nostra luce illuminerà coloro che ci circondano. Le luci e le decorazioni che appendiamo all'albero dovrebbero essere i pensieri luminosi che radiano da noi stessi. Infatti, ogni volta che formuliamo un pensiero buono e positivo, amorevole, da noi si trasmuta una luce che aiuta a trasformare un po' le energie di questo mondo. Ovviamente dovremmo considerare la festa di Natale non come una festa dedita al consumismo, ma anche come qualcosa che possa ricongiungerci al nostro io più profondo e alla nostra spiritualità.